Le nuove azioni politiche del centrodestra, le ragioni del no al referendum costituzionale, l'Europa del dopo Brexit. Sono solo alcuni dei temi della seconda giornata di Muoviti Italia 16, la tre giorni di formazione e cultura politica promossa a Catania dall'Associazione Meridiana e dalla Fondazione della Libertà su iniziativa dell'europarlamentare Salvo Pogliese, del deputato alla Camera Basilio Catanoso, del senatore Altero Matteoli. Questa mattina presenti tra gli altri Alessandra Mussolini, Elisabetta Gardini e Antonio Tajani, annunciati per il pomeriggio Renato Brunetti e Maurizio Gasparri. Un evento di valenza nazionale, Catania è diventata la capitale del centrodestra in Italia in questo fine settimana. Ci siamo confrontati su molteplici tematiche, dal referendum istituzionale all'Europa dopo Brexit, sull'immigrazione, sulla crisi economica. Ci confronteremo soprattutto sul futuro del centrodestra in Sicilia e in Italia. Credo che sia un bilancio consuntivo molto importante che può permettere a Muoviti Italia di attribuirsi la importante funzione di rilanciare il centrodestra e rilanciare Forza Italia in Sicilia e in Italia. Ci sarà un dibattito alla presenza di tutti i coordinatori regionali del centrodestra per parlare del disastro del governo Crocetta, del disastro dell'esperienza romana della Raggi, per immaginare una prospettiva di rilancio superando gli errori del passato, le divisioni e gli egoismi del passato. Credo che la tematica referendaria abbia già avuto un enorme pregio, quello di aver ricompattato il centrodestra dopo gli errori delle amministrative romane. Tutto il fronte è compatto, noi vogliamo e possiamo vincere la battaglia del 4 dicembre, dando un segnale politico importante a Matteo Renzi e alla sua arroganza e alla sua spocchiosaggine. Credo che il 4 dicembre possa rappresentare una data importante per l'Italia e per il centrodestra.